Io parlo sul femminicidio, è un evento organizzato da Femminius, che è un'associazione di donne, soprattutto la maggior parte di Priverno, che tende a sensibilizzare contro la violenza, il discrimine e purtroppo il femminicidio. Questa volta abbiamo voluto affrontare queste nostre riflessioni non sull'aspetto fisico come di solito abbiamo fatto, ma su un aspetto un po' diverso, che è quello legato al mondo del lavoro e soprattutto un'attenzione al mondo del lavoro femminile. È un aspetto che a volte viene un po' sottovalutato perché sembra che nel mondo del lavoro problemi non ce ne siano. Nella realtà non è così. Però prima di passare al tema dell'incontro, al tema delle riflessioni, io invito Stella Vattavo, presidente di Femminius, e Enrica Onorati, che è qui nella doppia veste, sia di componente di Femminius che di rappresentante dell'amministrazione comunale, a portare il loro saluto. Nel frattempo ringrazio Peppe De Marchis, consigliere comunale, Anna Dini, neo eletta presidente della Provincia di Priverno, e Valentina, vicepresidente dell'associazione Pari del Tributo, che anche loro il 25 di novembre fanno un evento a Cave. Cave sempre su, è un progetto collettivo dell'associazione Pali Storici. Quindi, presidente. Grazie Nunzia, io ringrazio tutti veramente voi che siete qui stasera. È stato abbastanza complicato quest'anno riuscire a organizzare qualcosa perché spiego al professore che noi siamo tutte donne, mamme molto impegnate e quindi è difficile trovare un momento di raccolta per organizzare queste cose. E io ringrazio veramente il professor Rinzirillo e la nostra ormai Loredana Pesi, la nostra amica che è sempre presente con noi. E ci sarà poi un altro evento sabato prossimo, il 25, il nostro Scarpette Rosse, e quindi cercheremo insomma di far girare la voce perché siamo partiti un po' in ritardo quest'anno, però siamo qui e veramente ce la mettiamo tutta per sensibilizzare su questo tema noi caro, a tutti noi caro veramente. E grazie mille di essere qui. Buonasera a tutti, ben arrivati a Priverno. Ringrazio il professore Zivillo, la dottoressa Pasquarelli, la nostra eccellenza Privernate, e la dottoressa Pesaro, amica dell'associazione Femminius, ormai praticamente dalla nostra nascita. Mi viene difficile in questo caso, c'è pienamente il conflitto di interesse perché faccio fatica a distinguere il mio ruolo, però l'amministrazione comunale, nella mia persona, quella del collega De Marchis, mi porto i soldi del sindaco, della Maria Bilancia, che non è potuta essere presente qui, ma che ci manda i suoi saluti e sostiene, ringrazio Femminius perché a livello locale sicuramente rappresenta una delle associazioni che sui temi di genere è più attiva da sempre. Ovviamente come amministrazione noi ci poggiamo veramente su quello che Femminius propone, dal drappo rosso che troverete esposto sul balcone del Palazzo Comunale fino a fine mese, nel flash mob che ci vedrà di nuovo unita l'amministrazione comunale con l'associazione e tutte queste occasioni che portano ad affrontare temi, quale quello di oggi che è molto interessante e che parte dal testo di una nostra concittadina. Quindi grazie a voi soprattutto e grazie a tutti gli intervenuti. Grazie, allora niente, veniamo a noi. Le donne di solito sono abbastanza pratiche, cerchiamo di parlare poco. Allora, abbiamo detto che il tema di oggi è l'evoluzione del lavoro femminile, aspetti sociologici e giuridici. E quindi chi meglio del professor Guglielmo
sociologia generale. Nel suo curriculum io l'ho qui davanti, veramente ho fatto fatica a individuare che cosa dire, quale aspetto mettere l'accento. Tanto per dirne uno, presso la London School of Economics and Political Science, il mio inglese è orbito. Faccio senza... Sì, il secondo momento
più importanti ed essendo rappresentanti, diciamo così, di una versione che prima non c'era nella rappresentanza politica, ma invece oggi c'è. Oggi quando diciamo il movimento delle donne, prendiamo schieramento contro lo stop al femminicidio, oppure non so, rapporti di genere, la rivoluzione femminile, eccetera, cioè, noi pensiamo a un movimento culturale, cioè all'attecchito anche dal punto di vista culturale. Il quarto momento, e finisco sul sistema di integrazione, era un momento che era devoluto al sistema, diciamo, sistema sociale, dove il centro, il nucleo di questo sistema sociale era la latenza, cioè lo scaricamento delle tensioni del sistema complessivo. E questa latenza viene esercitata, ad esempio, dalla famiglia. Ora, voi sapete che la famiglia è cambiata, questo non lo dico io, lo dice Chiara Saraceno, che chiamano sempre al TG1 a dire sempre le stesse cose sul sistema famiglia. La famiglia si è modificata perché la donna è entrata nel mondo del lavoro. E quindi, entrando nel mondo del lavoro, non fa più la casalinga, diciamo così, aspetta il marito, il sistema di famiglia patriarcale, in un certo senso, il padre che porta a chi vive, diciamo, alla famiglia di appartenenza. La donna ha scardinato questo equilibrio che derivava dal maschilismo e dal sistema patriarcale e è diventata protagonista del mondo del lavoro. Diventando protagonista del mondo del lavoro, ha diminuito, diciamo, il suo impegno quello che riguarda la famiglia, quindi il nucleo familiare oggi subisce uno scossone, ma non in senso deteriore, perché così la dobbiamo leggere sociologicamente, dobbiamo leggere come un avanzamento del rapporto che c'è tra la dignità individuale in una democrazia politica come la nostra e quello che è la rappresentanza delle donne nel mondo del lavoro. Ora qui ci sono tanti dati da dire, di solito nelle conferenze quando si parla, andiamo a scandagliare il dato, vediamo un'analisi più sociologico-economica del dato, e sono le donne più svantaggiate, le più disagiate, quindi a subire maggiori discriminazioni dal punto di vista della povertà. Questo significa che ancora i passi avanti fatti in Italia sono, diciamo, da fare, non abbiamo compiuto tutta l'opera, dobbiamo compiere altri passi in avanti per far sì che questo genere, diciamo così, contribuisca alla crescita della democrazia e alla crescita della cultura reciproca in una dimensione europea che non ci vede ancora protagonisti. Per esempio, stessi dati sull'occupazione parlano chiaro, noi abbiamo un'occupazione femminile che è abbastanza avanzata per quello che siamo, ma non in rapporto all'Europa, non diciamo negli Stati Uniti dove le donne lavorano, diciamo, 22-23 anni. Quindi qui in Italia c'è una penalizzazione rispetto all'Europa, abbiamo degli standard che non sono ancora a livello europeo. Quindi, diciamo, questo discorso che sto facendo ed è una sollecitazione che voglio darvi degli input per pensare a questo modello, mette in relazione, si auspica che ci sia una maggiore relazione tra quello che è, diciamo, il contributo femminile e quello che è il gruppo del. Noi sappiamo che, lo vedo io all'università con i miei studenti, no? Gli studenti italiani, gli studenti maschi per esempio, fanno due o tre cose, le studentesse fanno 100 cose, lavorano, fanno part-time, stanno con la mamma, divorziano, stanno in casa, fanno corsi di pittura, vanno in piscina, stanno col cane, portano, si vanno a fare unghie, cioè fanno mille cose. Gli uomini purtroppo no, hanno questa staticità. L'uomo ha socialmente ancora 4-5 metri, no? La mamma, il guadagno, il cellulare, la Roma, la Lazio, eccetera, eccetera, e praticamente però poi, diciamo, non si schioda da questa staticità. Gli uomini sono più legati a modelli particolari, sono più statici, le donne sono più dinamiche, più impegnate nella motricità, cioè in questa spinta dinamica psicologica che le caratterizza, fanno mille cose, diciamo, che a volte le fanno bene. Quindi questa è una ricchezza, diciamo.
Nunzia. Grazie professore per questi suoi spunti, sicuramente c'è qualcosa da chiarire, perché come mi aspetti mettere in parallelo la realtà statunitense, la realtà italiana stride un po', perché appositamente stridente. Sì, sì, certo, capisco la sua provocazione, quindi la ringraziamo per questo. Allora, andiamo la dottoressa Mario Pasquarelli, vediamo se siamo abituati a chiamarci per nome, per noi è Noemi, ma perché per la sua semplicità, per il suo sorriso, per il suo modo di essere così una giovane brillante, proiettata verso, speriamo, auguriamo il meglio che possa avere da questa sua breve ma intensa esperienza sia nello studio che nel sociale, sul impegno politico e sul impegno sociale attraverso proprio la sensibilizzazione sul ruolo della donna. Perché, come diceva lei, professore, ancora c'è molto da fare, in Italia forse non stiamo all'anno zero, però è la base, almeno sì, ci sono donne vertici, però la maggior parte della platea del mondo femminile è ancora silenziosa, attiva, però sempre tenuta un po' sotto scacco da quello che è la nostra mentalità collettiva italiana. La mamma ancora, la donna è ancora la principessa del focolare, sì, e basta. Ed è per questo che Noemi Pasquarelli ha deciso di darci fare un excursus su quello che sono gli aspetti giuridici del ruolo della donna, perché dalla Costituzione italiana del 47 che ha messo la parità di genere, quindi uomini e le donne dalla Costituzione sono uguali, poi nella realtà ha fatto fatica, c'è stato bisogno di tutta una serie di leggi normative per almeno sulla carta dare gli strumenti alle donne per poter avere una evoluzione. Per cui Noemi, raccontaci. Un po' più forte, prova a dargli il microfono. Questo purtroppo si sa mai. È lo scarto dell'emozione. Pure lontano, va bene lo stesso. A distanza, un po' più lontano. Vediamo un po' se sentite. Com'è? Sì. Okay. E dicevo, ringrazio Nunzia per avermi dato l'opportunità di essere qui, un ringraziamento particolare e tutta l'associazione di Fiorino. Un ringraziamento particolare lo vorrei fare al professor Intuito che oggi è venuto positivamente per noi qui e a Loredana tutti gli uccidi della loro compagnia oggi e del loro sapere. E rispetto, io mi sento qui un cuccino piccoloso rispetto a
fondata sul matrimonio. Doveva essere una famiglia, era una famiglia unica di musulmani che viveva a fatto capo per fare famiglia per l'uomo. Quindi nella concezione, soprattutto della cristiana, cattolica e cristiana, l'uomo era un capo della famiglia. In quegli stessi anni, però, con la nascita dei movimenti femministi, comincia a nascere anche una nuova concezione di famiglia, che poi rivedremo proprio riprodotta nella voce di Matteotti, la quale afferma una concezione di famiglia molto particolare, ovvero all'interno della famiglia tutti i membri hanno i loro diritti. Questa piccola frase, sebbene è piccola, ci mostra almeno implicitamente due concetti molto importanti, che poi saranno ripresi con le riforme che verranno fatte in seguito, ovvero quella della parità e quella dell'uguaglianza, che sono due concetti molto importanti. Per quanto riguarda le fonti normative all'interno del nostro ordinamento, sicuramente la prima fonte che dovremmo guardare è la Costituzione. La Costituzione ha vari articoli che parlano sia della parità di genere ma anche dell'uguaglianza dei diritti. Sappiamo tutti l'articolo 3 della Costituzione, penso che lo sappiamo quasi tutti, ma un articolo particolare che io vorrei leggere proprio per farvi capire per partire da lì è l'articolo 37 della Costituzione, che parla proprio della parità del lavoro. Allora, l'articolo 37 recita: la Repubblica riconosce alla donna il diritto a svolgere un'attività lavorativa in condizioni di parità con l'uomo e di adempiere la propria funzione materna che deve essere oggetto di una specifica protezione, con la garanzia per la lavoratrice di essere madre senza che la maternità debba o possa pregiudicare la sua posizione lavorativa e la qualità di trattamento. Quindi, sostanzialmente, la Costituzione. E quindi questo già ci fa capire, comunque analizzando questa la norma costituzionale, quali sono le linee che perlomeno almeno sulla carta erano state esplicitate, ovvero la tutela della maternità da una parte e la tutela dell'uguaglianza della parità di genere dall'altra. In realtà già a partire dagli anni 50 in poi queste linee si sono in qualche modo divaricate, nel senso che lo vediamo con una prima legge che è la legge 860 del 1950, che vieta sì il licenziamento della donna in gravidanza fino al primo anno di vita del bambino, vieta la riduzione della donna al lavoro il mese prima, due mesi prima della data del parto, fino a due mesi dopo. Poi vedremo che questa legge è stata riformata varie volte. Però nonostante vi siano queste tutele, per tutele della maternità e quindi anche della salute della donna, dall'altro lato non vi erano delle leggi che permettevano comunque una tutela all'accesso del lavoro della donna, quindi ovviamente il datore di lavoro, mettendo sul piano le cose, ovviamente se deve scegliere, sceglie sempre l'uomo piuttosto che la donna. Quindi le donne venivano viste come un anello debole quindi venivano storicamente così, venivano molto spesso chiamate al lavoro nei casi di emergenza e di urgenza, come nel caso della guerra, quando il marito e i figli erano a fronte e quindi qualcuno doveva essere nelle vittime, nelle fabbriche a lavorare, e nel caso chiamavano le donne, però nel caso dei figli dei lavoratori erano le prime ad essere licenziate. Quindi questo ci fa capire che in realtà sulla carta c'era scritta una cosa, però nella pratica era tutta un'altra realtà. E negli anni 60 poi sia le donne femminili che i movimenti femministi per l'emancipazione femminile si sono comunque battuti per nuove leggi, nuove riforme. Solo nel 1963 abbiamo
questa, questa direi oscenità, perché non è possibile che una donna che contrae il matrimonio poi debba essere licenziata su più base, tralasciando poi il fatto delle dimissioni bianche, comunque penso ne vanno tantissime oggi, quindi non vorrei avere questo discorso. Poi la legge 66 del 63 che afferma che per la prima volta il diritto delle donne ad accedere agli impieghi pubblici, perché sappiamo che prima del 63 le donne non potevano accedere agli impieghi pubblici, cariche professionali, cariche pubblici, compresa la magistratura, perché erano considerate comunque volubili nel giudizio e quindi non molto attendibili. Poi l'ultima legge del 63, la 389, che istituisce la pensione per le casalinghe, per tutti coloro che avessero versato, avessero versato dei contributi volontari. Negli anni 70 invece inizia proprio il periodo delle grandi riforme, abbiamo la riforma del 75 sul diritto di famiglia che costituisce, abolisce la patria potestà e va sostituendola con la potestà genitoriale. Ma la cosa più importante con la riforma del diritto di famiglia si arriva alla parità, al uguale trattamento dei coniugi, alla parità dei coniugi. Negli anni 70 poi nel mondo del diritto del lavoro l'importante è lo statuto dei lavoratori che va a regolare comunque i rapporti dei lavoratori, la legge 300 del 70, che per quel che ci riguarda oggi ricordiamo solamente l'articolo 15 e 16 che vietano trattamenti discriminatori del mercato del lavoro nel mondo del lavoro. E per quanto riguarda invece, vorrei fare del 77 una legge decisiva proprio per le pari opportunità, la legge 903 del 77, attraverso la quale si sancisce per la prima volta il divieto di discriminazione all'interno nell'accesso al lavoro, nelle carriere professionali, nella formazione, precludendo nella retribuzione, che è molto importante perché fino ad allora anche adesso ci sono disparità di retribuzione, precludendo qualsiasi altra disparità non solo dal punto di vista del professionale del mercato del lavoro, ma anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico della donna. Poi dalla fine degli anni 80 in poi inizia una nuova fase per la tutela delle donne che viene chiamata, conosciuta come fase delle azioni positive. Vengono creati degli organismi attraverso cui si incentiva anche la presenza della donna nei pubblici uffici. Importante in questo senso è la legge 400 dell'88 che prevede sulla presidenza del Consiglio che ancora una volta conferma la Commissione delle pari opportunità che comunque è stato un grande traguardo in Italia. E poi la legge 25 che prevede invece leva all'età di 40 anni l'età massima per partecipare ai concorsi pubblici. Per permettere proprio alle donne che si siano occupate della giovane età, della propria famiglia, per permettere di entrare nel mondo del lavoro e di fare comunque i concorsi pubblici. Vorrei poi passare subito a saltare
caso di maternità della mamma. Quindi, oltre al congedo di maternità che è obbligatorio per le donne, ovvero si vieta il lavoro, diciamo, di adibire la donna da 3 mesi, 2 mesi prima della presunta del parto, fino a 3 mesi successivi. Questi, il computo dei mesi comunque era molto flessibile, nel senso che la donna aveva comunque scelta di lavorare fino ad esempio ad 1 mese prima del parto e poi di cominciare a lavorare dopo i 4 mesi. Quindi viene riconosciuto sul congedo di paternità, vi erano 2 ipotesi in cui poteva essere riconosciuto, nel caso in cui il caso di grave malattia della donna o in caso di affido esclusivo del bambino al padre. Questi erano i 2 casi in cui si poteva comunque richiedere il congedo di paternità. Accanto a questi 2 congedi, singoli, diciamo uno per il padre e uno per la madre, che era poi il congedo parentale, cioè un congedo di tipo facoltativo che potevano richiedere sia la mamma che il papà per
autista è a rischio di arretramento se non si presidiano i luoghi che abbiamo in qualche modo raggiunto e se non si consegnano delle staffette di continuità rispetto a queste politiche di genere o politiche di conciliazione con il mondo. Quello che è stato importante approfondire come non ha fatto è stato tutto il cammino che è stato fatto perché le donne acquisissero una visibilità sociale, perché le donne hanno sempre avuto un ruolo assolutamente preminente nel privato, ma decisamente invisibile nel pubblico. E quindi questa differenza ha creato una separatezza profonda tra le attività femminili e quelle maschili, con una differenza sostanziale però, che mentre le donne hanno sempre cercato di richiamare gli uomini a condividere lavori di cura, affetti, impegni in famiglia, gli uomini hanno sempre avuto una certa difficoltà ad aprire le porte a delle altri spazi pubblici di potere e di attività che inevitabilmente avrebbero ridotto il loro spazio. Questo conflitto è esploso con le lotte degli anni 70, con il femminismo che è arrivato da tanti paesi più avanzati, ma che ha trovato anche in Italia un terreno molto favorevole, perché effettivamente avevamo una cultura davvero soffocante. Nelle cose che ha citato Noemi mancano alcuni passaggi, ne cito uno soltanto per definire un po' la cultura di questo paese. Noi soltanto dal 1981 abbiamo abolito il diritto d'onore. Una donna poteva essere uccisa da suo marito o una sorella, una cugina in linea diretta, e questo era un attenuante rispetto all'omicidio. Quindi noi arrivavamo al problema davvero di scardinare una concezione di possesso assoluto delle donne all'interno del mondo familiare. Non solo un'immagine patriarcale, ma addirittura una sudditanza fino a poter decidere che la vita di queste persone si avessero, uno che verrà da quei canoni di correttezza, non formale e familiare. Quindi è difficilissimo scrollarsi addosso queste cose che abbiamo dentro in termini quasi tragici, no? Quindi è molto difficile lavorare sulla cultura. Ma una volta che si comincia questo cammino, in qualche modo sì. E quindi la forza delle donne è stata quella di proseguire in questo cammino nonostante gli ostacoli, nonostante la difficoltà di rendere poi pratiche tutte quelle pratiche che erano sulla carta, che erano state frutto di sforzi legislativi, anche di capacità delle donne, madri costituzionali. Guardate, questo è un altro aspetto fondamentale. Noi non abbiamo mai la percezione che esistono le donne anche dietro a questi percorsi istituzionali, politici, economici, ma le donne nell'assemblea costituzionale ci sono state importantissime per portare dentro l'articolo 3, l'articolo 51, tutti quegli articoli che determinano la parità, il rispetto, l'antidiscriminazione. E su questi articoli si è giocato poi tutta l'evoluzione delle norme anche contrattuali, anche contrattualistiche, che hanno determinato prima l'accesso e poi il consolidamento delle donne nel mondo del lavoro. Le donne sono arrivate nel mondo del lavoro in maniera esclusiva dopo gli anni 50, quando hanno cominciato ad aprirsi percorsi di studio, quando hanno cominciato a poter accedere all'università, è cresciuto anche il tenore individuale delle famiglie italiane, quindi c'è stata come buona la possibilità di studiare. E le donne hanno dato un meglio di sé continuare, come diceva il professore, tutte le ragazze, la stragrande maggioranza delle ragazze che escono dagli istituti superiori dell'università sono più scolarizzate, si diplomano, si laureano con voti migliori della maggioranza di maschi.
formulazione